La grandezza della nostra capitale è frutto di tantissimi contributi artistici. Pensate per un attimo alla Basilica di San Pietro e a tutti coloro che vi hanno lavorato: Bramante, Raffaello, Michelangelo. Tra questi grandi nomi c'è anche quello di Gian Lorenzo Bernini. Entriamo insieme in Basilica per scoprire dove e come troviamo la sua mano. Percorriamo la navata centrale e arriviamo proprio sotto la cupola. Qui troviamo l'imponente baldacchino di San Pietro, un ciborio di bronzo e marmo alto quasi 30 metri. È la prima commissione di Urbano VIII Barberini, il papa mecenate dello scultore. La struttura si regge su un basamento in marmo e su quattro colonne tortili in bronzo con dorature. Sulle spire corrono rami di alloro e api, animali simbolo dei Barberini. Su questo solido impianto si innalza la parte superiore, ideata come un apparato effimero. Questa struttura, chiamata a dorso di delfino per via della sua forma, è corredata da statue di angeli e frange di gusto barocco. Nonostante la maestosità, l'effetto complessivo è di dinamismo e leggerezza per via dei giochi di luce, della policromia e per la scelta di elementi architettonici ariosi. Proseguiamo la nostra visita verso l'esterno e lasciamo che i nostri occhi vengano rapiti dalla bellissima piazza di San Pietro. Chiamato da Papa Alessandro VII a intervenire sulla piazza, Bernini deve risolvere alcuni inconvenienti causati dai lavori precedenti e aprire la piazza ai fedeli. Un problema doppio, insomma, che egli risolve con una doppia piazza, composta da un trapezio e un'ellisse accostati. La prima per far sembrare più ampia la facciata al fedele in arrivo, la seconda per creare dinamismo in un ampio spazio, quasi teatrale. Infine, intorno alla piazza ellittica viene disposto un doppio colonnato, fatto di 284 colonne e 88 pilastri. A seconda della posizione del visitatore, la percezione dello spazio del colonnato cambia in continuazione. Il risultato è magnifico, ma non è tutto oro quel che luccica. Dovete infatti sapere che per ricavare il bronzo necessario per il baldacchino, Urbano VIII ha fatto rimuovere parti del Pantheon. Una brutale operazione di spoglio che gli è costata il famoso detto: «Quello che non fecero i barbari lo hanno fatto i barberini».